Torniamo a parlare di un tema importantissimo che è quello della sanità e della carenza dei medici nelle strutture ospedaliere. È davvero un problema che inizia ad essere molto grave e un problema che sta iniziando a porre delle gravi carenze e mancanze in termini di servizi. Questo soprattutto negli ospedali più piccoli, gli ospedali di provincia, quale il nostro ospedale di Bibbiena, del Casentino, ma anche altri ospedali. Per esempio quello di Sansepolcro, sempre rimanendo in provincia d'Arezzo, ma anche una carenza sentita e segnalata anche in altri ospedali della Toscana Sud-Est, per esempio quello di Poggi Bonsi e quello di Massa Marittima. Perché ho citato questi quattro ospedali, quindi Bibbiena, Sansepolcro, Massa Marittima e Poggi Bonsi? Perché io, ma insieme a questi tre colleghi, sindaci appunto delle città dove sono presenti gli ospedali, quindi sindaco di Sansepolcro, di Poggi Bonsi e di Massa Marittima, noi quattro abbiamo voluto fare una lettera che è un appello ed una richiesta di aiuto e di porre l'attenzione su questa tematica della carenza di anestesisti, ma anche di medici nei reparti di medicina interna, di medicina d'urgenza e anche in altri reparti. L'abbiamo scritta, l'abbiamo sottoscritta tutti e quattro e inviata al Presidente della Regione e all'Assessore alla Sanità della Regione Toscana perché adesso la situazione inizia ad essere davvero critica. Nella lettera abbiamo riportato davvero un appello, un grido di aiuto perché sappiamo che la situazione non è semplice, soprattutto in questo momento anche di emergenza sanitaria Covid. Sappiamo che non è semplice reperire medici, anche è un problema che riguarda tutta la nazione, ma alla luce di questo e comprendiamo le difficoltà, in qualche modo deve essere trovata una soluzione. Può essere trovata una soluzione anche ricorrendo a forme di approvvigionamento del personale alternative a quelle classiche. Questo è quello che ci deve dire la Regione. Noi, in quanto sindaci di città con presenza di ospedali di provincia, il nostro è un appello, un grido di aiuto e di segnalazione di un problema che sta diventando molto grave. Io già da circa 2 anni, quando sono diventato sindaco, sto segnalando questo problema. A distanza di 2 anni, complice anche l'emergenza sanitaria, il problema non è risolto ed anzi è ancora più grave. C'è davvero bisogno di un intervento certo, di un intervento veloce, un intervento che risolva questo problema da parte della Regione. Gli ospedali di provincia, di Vallata, nel nostro caso quello del Casentino, sono ospedali fondamentali per i nostri territori, ma non solo, sono ospedali fondamentali anche per tutta la sanità provinciale perché danno dei servizi importanti che riguardano tutta la rete ospedaliera provinciale. Quindi è necessario difenderli, è necessario soprattutto investire nelle piante organiche perché le persone fanno la differenza. Le strutture possono anche esserci, ma se diventano delle strutture vuote, chiaramente non hanno più senso di esistere. Devono essere delle strutture con all'interno persone valide, come ci sono tutt'oggi, ma non sono sufficienti, ne servono ancora, ne servono di più, quindi il nostro appello va in questo senso, chiediamo un intervento veloce e risolutivo da parte della Regione.